Credo tutti di ritrovare, come dire, un ambiente familiare, di trovare un clima di maggiore serenità. Ovviamente abbiamo immagini che ci arrivano da tutto il mondo, che sono immagini drammatiche di guerra, di fame addirittura. E davvero viviamo un tempo nel quale la parola guerra comincia ad assumere una sua drammatica attualità e pericolosità. Dobbiamo intensificare l'azione per la pace. Vedete, quando parliamo di pace, so bene che non ci sono le condizioni oggi per avere un accordo di pace definitivo né in Ucraina, né a Gaza, né nel Medio Oriente, né in altre parti del mondo. Ma quello per cui bisogna battersi è un altro obiettivo oggi, è il cessate il fuoco. L'obiettivo che viene indicato da un unico grande leader mondiale che è Papa Francesco. Non ci sono le condizioni per la pace perché vi è un tale fiume di odio, di violenza che si è scatenato in questi anni che diventa poco realistico immaginare di fare accordi di pace definitivi, ma l'obiettivo per tutti dovrebbe essere quello del cessate il fuoco. Bloccare le situazioni così come sono, ovviamente cessate il fuoco dovrebbe valere per tutti, i contendenti, per gli aggressori e per gli aggrediti, cioè fermare il bagno di sangue e creare la precondizione per avviare un dialogo, una trattativa che per la pace definitiva non può che essere un percorso lungo, ma intanto fermiamo il bagno di sangue. Siamo diventati cinici in Occidente. Ormai guardiamo alle decine di migliaia di morti come se fosse un dato statistico. E allora dobbiamo ricordare che una guerra in corso significa morti, mutilati, violenze, stupri di massa nei confronti delle donne e da parte di tutti, perché la guerra significa bestialità e non ci sono distinzioni dal punto di vista della violenza o degli stupri. Sono cose che fanno tutti in guerra. Allora, questo dovrebbe essere l'obiettivo. Devo dire che come Regione Campania siamo l'unica regione, l'unica istituzione che ha promosso una grande manifestazione per il cessate il fuoco. 28 ottobre di 2 anni fa, del 2022, dopo pochi mesi dall'aggressione russa all'Ucraina. Avremmo dovuto fare allora un cessate il fuoco, prendere un'iniziativa, poi le cose sono andate avanti. Bene, auguriamoci che nei prossimi mesi prenda corpo una iniziativa per il cessate il fuoco, lo ripeto, non per la pace. Che pace volete fare oggi a Gaza, in Palestina? Che pace volete fare con 33.000 morti, quando cioè quasi in ogni famiglia palestinese c'è un morto? Ma il cessate il fuoco bisogna ottenerlo. C'è stata una risoluzione delle Nazioni Unite molto importante, con la quale si domandava l'apertura di canali umanitari a Gaza. Ci auguriamo che il governo israeliano, diversamente da come ha fatto per 40 anni, decida di rispettare le risoluzioni delle Nazioni Unite. L'atteggiamento dell'attuale governo israeliano è totalmente irresponsabile. Totalmente irresponsabile. La risposta data alla bestiale aggressione di Hamas è inaccettabile. Israele non può mettersi sullo stesso piano di Hamas, perché questo atteggiamento del governo Israele sta alimentando oggi un fenomeno pericolosissimo,
l'antisemitismo in tutta Europa e nel mondo. Guai a noi se prende corpo una nuova fase di antisemitismo. Auguriamoci allora che questi mesi e gli appelli del Papa possano essere accolti.